ricordare per non dimenticare. Grande partecipazione delle scuole del territorio questa mattina al Multisala Corallo, all'iniziativa promossa dall'Istituto Don Bosco d'Assisi di Torre del Greco nel segno della Giornata della Memoria, con il patrocinio del Comune. Un'occasione per riflettere sui genocidi di ieri e di oggi. Il tema dei genocidi, quelli ormai storicizzati e quelli di pregnante attualità, sono accomunati da una triste realtà, data dalla migliaia di vittime civili ed innocenti, morti per mano di uomini e ideologie folli, ieri come oggi. Il dibattito di stamattina intende promuovere tale riflessione, affinché la storia non sia per i nostri alunni, futuri cittadini, solo una materia scolastica, ma uno strumento per interpretare la realtà con un approccio critico, soprattutto quando la realtà presenta fatti cruenti, fatti di cui è piena la cronaca ogni giorno. Affidato al decano Don Salvatore Accardo, il messaggio agli studenti dell'arcivescovo di Napoli, Domenico Battaglia. Ricordare le vittime e imparare dall'esperienza dei sopravvissuti è fondamentale per impegnarsi a prevenire che simili tragedie possano ripetersi e a coltivare l'amicizia sociale e la pace. Invito tutti all'educazione della pace. La pace parte dal contributo di ciascuno. Solo così il mondo potrà essere inondato di una giustizia attenta a ciascun uomo e a ciascuna donna, una giustizia attenta ai fragili e agli impoveriti. Buon impegno a tutti, Don Mimmo Battaglia, arcivescovo di Napoli. Un tavolo di confronto con le istituzioni locali e regionali nell'ottica della rete e di un impegno congiunto quotidiano. Questo momento di riflessione con l'intera comunità scolastica di Torre del Greco, promosso dall'Istituto Comprensivo d'Assisi, con la preside Rosanna Ammirati e tutto il corpo docente, ha trovato, insomma, secondo me, una grande possibilità di spiegare dalla viva voce dei relatori, oltre che dalle fredde pagine di storia, che cosa è successo in quei campi di concentramento, qual è stato il tentativo di sopprimere una razza, una parte del genere umano. Io in particolar modo ho provato a raccontare, piuttosto che quello che solitamente si celebra durante la giornata della memoria, il 27 di gennaio, ricordando Auschwitz, qual è stata l'iniziativa che il Consiglio regionale ha promosso nei confronti degli studenti della Campania, quando attraverso un progetto abbiamo portato appunto le studentesse e gli studenti in due campi di concentramento, uno vicino Berlino, quello di Ravensbrück, e uno vicino Praga, quello di Terezin, dove in particolar modo sono state detenute a Ravensbrück le donne e a Terezin il mondo degli intellettuali, dove anche 15.000 bambini sono stati deportati. Se vogliamo costruire un mondo di pace, questo impegno deve essere un impegno quotidiano e anche i più piccoli, i più giovani possono e devono profondere impegno. Quando sono a scuola, quando sono in famiglia, quando sono nel gruppo dei pari, perché è da giovanissimi che quel germe deve crescere, deve fiorire, perché l'odio non alberghi più nelle nostre società. Un'iniziativa davvero interessante, perché fare memoria serve a non ripetere e noi dobbiamo diventare strumenti di pace. È importante che aiutiamo i ragazzi a capire il valore della memoria per non ripetere e della pace. Ma qual è l'impegno quotidiano in tal senso delle istituzioni? Le istituzioni sono a fianco delle scuole, perché noi riteniamo che le scuole siano fondamentali, le scuole ci stanno a cuore, e parlare ai ragazzi di queste tematiche significa aiutarli ad essere migliori. Eleviamo il genere umano ed evitiamo che queste cose atroci possano ripetersi. Ha chiuso gli interventi l'assessore regionale alla pubblica istruzione Lucia Fortini. Ricordate sempre che quelle cose non le hanno fatte persone che non erano istruite, l'hanno fatto persone che dall'altra parte pensavano che non ci fossero esseri umani. Allora noi dobbiamo stare attenti a non considerare le persone diverse da noi, che
potranno avere centinaia e migliaia di differenze, ma noi dobbiamo considerare ciascuno essere umano, perché l'unica cosa che ci può permettere di non far tornare quell'orrore